Ciao a tutti, io sono Sara, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere i regali che ho ricevuto al mio compleanno, che è stato giorno 16. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e TikTok ed attivare la campanellina in modo da non perdere nessun nuovo video. Iniziamo! Il tutorial di questo look lo vedrete nel video che uscirà giovedì. Mi avete detto delle belle, perché in realtà non era così. Prima di iniziare questo l'ho modificato, già potete capire se ho amato quei prodotti. Ma iniziamo. Partiamo da quello che ho alla mia destra, vale a dire la palette di Mulac, questa qui, che sapete che già ve l'ho fatta vedere perché alcuni regali mi sono arrivati prima, quindi sapendo quello che ci stava al suo interno non potevo attendere. Quindi l'ho subito provata, veramente bellissima, mi sta piacendo tantissimo e ve la consiglio assolutamente, bella. Poi mi hanno regalato uno dei rossetti di Nicole Pallado e me lo vedete anche su, pazzesco, mi sta piacendo tantissimo anche questo perché dura tantissimo, non secca le labbra, è super pigmentato, top. I miei autoregali sono stati invece il profumo di Givenchy, questo qui, metto la mano così potete leggere il nome, mi piace tantissimo, è super dolce. Quando l'ho acquistato ero indecisa tra questo, uno di Narciso Rodriguez e Alien. Gli altri due li avevo già sentiti in campioncini che mi avevano mandato, questo non l'avevo mai sentito. Quando sono andata in store ho detto voglio provarlo perché ne sentivo parlare benissimo da Melissa Dani, che è una delle mie influencer youtuber preferite. L'ho provato ed è veramente pazzesco, quindi l'ho subito preso, è tanto tanto dolce, mamma mia, buonissimo. Poi mi sono anche autoregalato un cappotto da Zara che vi metterò qui la foto, non lo prendo perché tanto non riuscirei a farvelo vedere in video perché è enorme, molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Mi hanno regalato questo zainetto bellissimo, sapete bene quanto io ami gli zainetti, le borse, qualsiasi cosa che c'entri con accessori, e adoro, adoro, veramente bellissimo. Questo penso che lo sfrutterò tantissimo in estate, ma pure adesso, perché ultimamente sto in fissa con i colori, sperimento mettendo insieme vari colori, e al suo interno è anche enorme, quindi ci entrano tantissime cose, io che ogni volta ci metto la casa. Un altro regalino super carinissimo è questo fermaglietto per i capelli, bellissimo, di questo blu elettrico, che sapete bene quanto io ami il blu elettrico. Lo volevo già mettere il giorno del mio compleanno, a proposito vi lascerò qualche foto da qualche parte della torta eccetera eccetera, però non l'ho messo perché ero vestita tutta in rosa e lilla, quindi non c'entrava tanto con il look. Non sono tanti, ma volevo farveli vedere lo stesso, e poi sono uno più bello dell'altro, quindi ringrazio tantissimo tutte le persone che mi hanno regalato queste cose stupende. Non farò nomi, tanto vedranno il video, sanno di chi sto parlando. Questa borsettina pazzesca di Carpisa, che questa la guardavo da tanto e mi piace tanto perché davanti ha questa cerniera che funge da portafoglio, e queste borsettine qua secondo me sono comodissime per i viaggi. Se quando uscite al posto di portarvi lo zainetto avete una borsettina, sono ottime perché comunque vi mettete i soldi qui davanti, tutte le carte qui davanti, e dentro cellulare, carica batterie portatile, entra, fazzolettini e via. L'unica cosa che non mi entra giustamente sarà l'acqua, che io solitamente mi porto sempre la bottiglietta d'acqua in giro, ma sti cavoli, questa è bellissima. Poi abbiamo degli orecchini, ovviamente sto in fissa con le perle, e come li avevo già più grandi mi hanno fatti scegliere, ho scelto questi qua piccolini. A destra ho due buchi, li posso mettere lì in modo tale che poi a sinistra metto l'orecchino singolo. Ovviamente potevano mancare altri trucchi, no. Qui abbiamo un set di skincare di Kiko. La sezione skincare di Kiko qui è caduto. C'è, cosa ci dovrebbe essere? Una crema idratante. Eccola. La sezione skincare di Kiko in realtà l'ho provata rare volte, ma quelle poche volte che l'ho provata ci sono alcune cosine che sono veramente ottime, altre invece che non mi sono piaciute, ma comunque è normale che sia così, non tutto può piacere di un brand. Quindi sono curiosissima di provare questi prodottini, soprattutto il contorno occhi, perché l'ho terminato il mio, io ho raccontato la storiella su Instagram, sono scioccata perché mi è terminato in 10 giorni, cioè assurdo. E poi c'era anche questa sponge, che al momento è impregnata di qualche prodottino, non so se è acqua micellare, comunque è una spugnetta per andare a struccarsi, prendere a struccarti di questa collezione, e dice dietro che prima lo leggevo di sciacquarla, lavarla, asciugarla, e per renderla nuovamente così morbida di andare a bagnarla nuovamente. Quindi per quello dico che secondo me ha del prodotto su al momento, perché comunque è morbida.
Fantatto. Yes! L'ultimo, quindi questo video è stato brevissimo, ma non fa niente. È bellissimo. Questo gioco l'ho amato da subito. L'ho adorato, ci abbiamo giocato in pratica tutto il giorno, perché l'idea del mio compleanno era quella di uscire dopo la torta, ma la fortuna è quella, quindi ha diluviato quel giorno. Quindi non siamo potuti uscire, siamo stati tutto il giorno in pratica a giocare a questo gioco, bellissimo, che ve lo faccio rivedere, è divertentissimo, e anche a uno, eccetera, eccetera. Però ci siamo divertiti. E qua perdete amici, li perdete. Con questo gioco perdete chiunque, perché vi fanno imbestialire. Quindi questo è quello che ho ricevuto a questo giro di questo compleanno. In realtà dovrebbero arrivare altri due regali di altre amiche, però non le ho viste in questi giorni, non ci siamo potute vedere, quindi non so quando le vedrò. Eventualmente comunque vedrete poi questi due regalini su Instagram. Ringrazio tutti, perché sono un regalo più bello dell'altro. Soprattutto le borse che vi metto, non vedo l'ora di sfoggiarli, metterle a uscire. Fatemi sapere già nei commenti quale di questi regalini vi è piaciuto di più. E quando fate il compleanno, fatemi sapere quando sarà il vostro compleanno. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questa parte del video. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di attivare la campanellina, in modo da non perdere nessun nuovo video. Al prossimo, ciao!